Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, vi invito a effettuare una registrazione al canale e lasciare un like. Ovviamente se conoscete degli amici interessati a quello che propongo, invitateli a registrarsi al mio canale. Oggi vi mostro come dividere un oggetto per effettuare una stampa molto più grande. Il piatto della mia stampante attualmente è di 20 cm, se voglio stampare un oggetto più grande, 25-7 cm, non mi sarebbe possibile. Quindi con l'aiuto di questo software, che si chiama 3D Boulder, se ho pronunciato bene dall'inglese, è possibile fare questo lavoro. Ovviamente questo software è gratis, come tutti gli altri software che di solito vi mostro. Allora, adesso ho importato l'oggetto che mi interessa, che in questo caso è Mosè salvato da Nilo. Quindi confermo con l'opzione lì in alto, importa modello. A questo punto mi dà il via a degli strumenti. Noi andiamo in modifica, selezioniamo l'oggetto e si attiva dividi. Qui adesso compare un pannellino verde che pone un taglio al centro dell'oggetto interessato. In questo caso noi andremo a tagliarlo in modo verticale, quindi ci mettiamo su queste frecce che indicano l'alto e il basso e con l'aiuto del mouse andiamo a ruotare il pannellino e ci mettiamo a 90 gradi. Ecco qua, tagliato perfettamente al centro l'oggetto. Adesso noi abbiamo possibilità di tagliarlo e mantenere la parte destra o la parte sinistra. Dobbiamo solo confermarlo qui in alto. Per adesso facciamo la parte destra, quindi confermo dividi. L'oggetto è stato tagliato e lo salviamo. Quindi in STL gli diamo 1, salva. Con il comando tastiera CTRL Z torniamo indietro, facciamo di nuovo dividi, ritorniamo di nuovo alla stessa posizione di prima, 90 gradi, e a questo punto andiamo a cliccare mantiene parte inferiore, quindi confermiamo e salviamo. CTRL Z, ritorniamo indietro per farvi vedere un'altra cosa. Quindi se avete visto, l'immagine adesso è divisa in due parti, quindi posso prendere l'oggetto, metterlo sulla stampante e a scalarlo fino ad arrivare alla grandezza che mi interessa. Adesso nasce un altro problema, che è quello di andare a incollare le due parti senza far vedere il punto del taglio. Quindi rimanete incollati a questo video, che adesso vi mostro come effettuo l'incollaggio dei due pezzi senza far vedere la linea di taglio. Come potete notare, questo è il file che sono andato a stampare e vabbè, nel mio caso l'ho tagliato in tre parti, questo e poi l'ho tagliato in questo modo qui. Adesso andiamo a vedere come si fa a chiudere i buchi. Quindi in questo caso io mi sono attrezzato di questo materiale, che è un mastice per legno, che è perfetto per riparare velocemente il legno, anche se questo è PLA, va benissimo, è perfetto. Quindi con l'aiuto di un cotton fioc mettiamo un po' sopra, andiamo a distribuire. Thank you.
Ok, il lavoro è ultimato, come potete vedere l'effetto finale è ottimo, la linea non si vede quasi, ovviamente andando a verniciare sopra sparirà del tutto. Infatti adesso aspettando che si asciuga per cominciare a effettuare la verniciatura. Vi lascio a voi una buona giornata e non dimenticate di lasciare un like. Arrivederci.